Noi stiamo vivendo una situazione con questi terremoti che ci indica la strada fondamentale, che è quella della prevenzione. I terremoti non si prevedono, ma sappiamo che siamo in zona 1 ad alto rischio e quindi bisogna prevenire. Bisogna costruire un piano strategico, su questo il governo sta lavorando con Casa Italia, per sviluppare strategicamente un'azione di prevenzione. Nel frattempo, per quello che riguarda la ricostruzione dovrà essere realizzata attraverso indicazioni chiare dal punto di vista tecnico-scientifico che assicurino la sicurezza. E questo è quello che stiamo cercando di realizzare. Queste le parole del commissario straordinario alla ricostruzione del Centro Italia, Vasco Errani, che ha preso parte oggi all'Aquila alla cerimonia di presentazione del premio Avus aprile 2009, che ha assegnato 3.000 euro ex aequo a due studenti autori di tesi di laurea dal particolare valore in tema di sicurezza sismica e gestione delle emergenze. Premiati quest'anno Marco Zanini dell'Università di Padova e Vincenzo Doriano, Università di Bologna. Un'occasione per Errani non solo per rispondere ai tanti cittadini terremotati che hanno manifestato sabato e domenica scorsa, ma anche per ribadire per l'ennesima volta l'importanza di investire sulla prevenzione. È sempre comprensibile la protesta. La cosa di cui bisogna sempre tener conto è che ci troviamo di fronte ad una serie di eventi che sono del tutto unici nella storia di questo paese. Abbiamo un cratere che ormai è di 140 comuni e quindi la protesta è comprensibile, ma bisogna tenere conto che siamo di fronte a questa straordinarietà.